The Colors con mal di gola, che poi il mal di gola, Carmelo, è una di quelle cose che prende anche noi che facciamo questo mestiere, anzi soprattutto noi come che facciamo no? questo mestiere, perché secondo me, sai che c'è, molto spesso, nonostante parliamo alla radio, facciamo da tanto tempo, tu fai l'attore, sei in teatro, eccetera, eccetera, però molto spesso utilizziamo male la voce. La e questo voce. Ci porta purtroppo poi a ritirarci a casa la sera, avere il mal di gola, svegliarci con il mal di gola, eccetera, eccetera. Perché ti dico questo? Perché mia figlia, per esempio, che ha studiato canto fino a qualche tempo addietro, da quando c'è il gap della pandemia, purtroppo non sta potendo frequentare i suoi corsi consueti di canto. E molto spesso mi capita che mia figlia, perché poi canta così per diletto a casa, eccetera, eccetera, poi mi dica: papà, c'ho un mal di gola. Scatta il panico quando mia figlia dice che c'ha il mal di gola. In questo periodo non ti dico e non ti racconto. Però per fortuna c'è questa... Carmelo, posso dire tua amica che questo pomeriggio ci è venuta a trovare? Sarebbe troppo onore dire così, però ci è venuta a trovare sicuramente una nostra amica ed è per noi un grande onore avere qui oggi a parlare di Master Music Play, Chiara Bella! Buon pomeriggio, Chiara! Buon pomeriggio ragazzi, ciao Fabio, ciao Carmelo. Senti, grazie dell'invito. Chiara, battuta di rito, battutona di rito, per la quale poi ti autorizzo anche a non parlarmi più per i prossimi minuti. Bella di nome e di fatto. Adesso parla tu, Carmelo. Chissà grazie, quante volte te l'avranno detto. L'hanno detto a scuola, sopra il periodo scolastico dell'adolescenza, mi dicevano questo e poi mi chiamavano anche, dato che ho Chiara Bella, capitava Clara Bella, come quella di Topolino. Sì, assolutamente. Quindi mi prendevano in giro perché sembrava un nome unico, Chiara Bella. Vabbè, ma comunque in ogni caso sempre bella alla fine. Allora, Chiara, cognome comunque dalle nostre parti molto noto, figlia d'arte chiaramente, insomma è inutile che stiamo qui a discutere più di tanto. Sì, sono nata nella musica, ho respirato musica fin da piccolina. Vabbè, mio padre appunto è Gianni Bella, ma vabbè, ho scelto poi di fare un percorso mio musicale facendo il conservatorio e quindi ho studiato proprio musica in prima persona e poi negli anni ho iniziato a collaborare con la mia famiglia, quindi con mio padre, con Marcella che è mia zia, come sia assistente artistica come anche diciamo discografica per la mia etichetta che è quella di mio padre, poi con la malattia a maggior ragione ho portato avanti vari progetti importanti padre e questo è proprio il mio, questo è una, invece è proprio più personale perché l'ho seguito in prima persona, mi ha contattato questo amico Giuseppe Fulcheri che è un autore che ha collaborato prima con tanti anni con mio padre, poi negli anni abbiamo tenuto questa grande amicizia e grande stima reciproca e mi ha chiesto di collaborare come direttore artistico di questa accademia musicale. Quindi un'accademia che si pone come obiettivo quello di instradare tantissimi giovani, ma non solo, poc'anzi ho fatto l'esempio che non è banale, non l'ho inventato, del mal di gola, anche per guidare chi fa questo di mestiere e magari lo fa in maniera sbagliata senza neanche rendersene conto delle volte. Perfetto Fabio, hai detto la cosa giusta, allora qua i ragazzi, gli allievi che parteciperanno a queste masterclass, è una masterclass in formula weekend, 7 weekend, dove potranno incontreranno docenti di grande esperienza, grande professionalità e dove in questa lezione proprio potranno avere l'occasione di confrontarsi, quindi di avere un parere proprio sulla parte tecnica, anche sulla parte di come essere, stare sul palco, di come gestire appunto la voce, ma anche poi è dato rivolto ad autori anche, quindi se c'è un autore di far ascoltare brano inedito oppure anche ovviamente e per interpreti i brani anche i editi. Quindi è un po' tutto 360 gradi. Incontreranno il docente artista da Mario Biondi, Mario Lavezzi, Marcella, appunto la mia famiglia, Rosario e Gianni Bella e poi gli arrangiatori come Fio Zanotti, Valeriano Chiaravalle, Giuseppe Fulcheri che è appunto un autore e Emanuela Cortesi che è una corista molto famosa che ha quindi lei è stata vocal coach anche ad Amici l'anno scorso e potrà dare
un valore, di più, insomma, ai ragazzi, ecco. Voglio dirti una cosa, quando mi hai raccontato ieri il progetto, Chiara, la cosa che mi ha colpito è intanto che tu hai scritto sarà un corso e sarà un corso in presenza, e questa cosa è bellissima perché realmente nell'epoca di Zoom e delle ormai call, questa è una cosa bellissima, ritrovare il contatto, ritrovare comunque il teatro, il luogo dove vedersi. È bella pure la cosa dei weekend, dei 7 weekend, perché realmente ha dato la possibilità a chi magari lavora, a chi è impegnato, di potersi impegnare in un'altra attività come quella di questo corso bellissimo, e lo può fare in tranquillità perché di sabato e di domenica di solito ci si riposa, però voglio dire non è sempre così, però di solito si riposa. Tu hai scelto 7 weekend, poi ho letto che ce ne sarà un ultimo dove ci sarà una sorta di saggio serata finale, la chiamerei sì. Spettacolo finale. Bravissimo. Io sì. ti voglio fare una domanda, no? Tu hai respirato nella tua vita, dicevi tu, in casa tua credo che siano passati gli artisti più importanti e più grandi, voglio dire accanto a tuo padre, a tutta la tua famiglia, ai tuoi zii, a Marcella che abbiamo visto nell'ultimo Sanremo peraltro. Ti chiedo una cosa, io faccio il mestiere dell'attore quindi magari è diverso, ma cosa significa dare quello che si ha, e quindi tutte le informazioni, quello che si è incamerato in questi anni, a qualcuno che magari o si approccia per la prima volta alla musica o magari vorrebbe approcciarsi alla musica ma non riesce, e quindi un corso di questo cosa riesce a dare? Proprio come hai detto tu, insomma, riesce a dare, a toccare con mano, fisicamente appunto, ad avere lì l'insegnante, quindi chiedere, confrontarsi, avere delle lacune, quindi togliersi da dubbi, ovviamente scegliere, non illudere ovviamente nessuno, ma comunque dare una giusta opinione concreta per indirizzare nella maniera opportuna chi ha di fronte, quindi l'allievo. Certo. E secondo me più di avere a confronto questi artisti che hanno molta esperienza negli anni, ecco, diciamo che più di loro, almeno quelli che ho scelto io per questo primo inizio, sono persone che lavorano da tantissimi anni, hanno fatto proprio la vera gavetta, diciamo. Ma infatti scusami se ti interrompo, Chiara, ritengo che quello che tu abbia detto possa essere confermato dal fatto che poi a eventualmente guidare, instradare chi frequenta un corso del genere ci sono delle persone autorevoli. È chiaro che nel momento in cui ci si prende la briga di frequentare un corso, di seguire delle indicazioni, una cosa è seguirla da chi che sia, una cosa è seguirla da Gianni Bella, da Mario Biondi, da Marcella, eccetera, voglio dire. Sì, perché loro stessi hanno toccato con mano, hanno vissuto un altro periodo, quindi non bisogna confrontare questo che è musicale di oggi, di questi ultimi anni, a quello che hanno vissuto loro. Però comunque è un'opportunità, in effetti, perché loro possono dare e trasmettere il loro bagaglio culturale, musicale, di esperienza a giovani di cui non hanno idea per ora, oppure incontreranno invece anche un allievo che è un appassionato di musica che potrà dare un'altra sua esperienza, e quindi tutta la classe potrà apprendere da tante esperienze degli altri allievi e da tutti, insomma, credo. Chiara, ti chiedo prima di chiudere, ho visto che chi avranno la possibilità, chi si distinguerà meglio in questo corso avrà la possibilità di un... Dillo tu di che cosa, dillo tu, di una sì. bella cosa, di una bella cosa, una bella produzione. Bravissimo, bravissimo, di essere prodotti dalla mia etichetta Nuova Gente. Le edizioni musicali. Nuova Gente, sì, che adesso io mi trovo proprio nello studio qua a Parma, in provincia di Parma, che è lo studio poi di mio padre, dove appunto c'è la sala, questa è la sala regia, poi sala di riprese, insomma abbiamo diverse sale, è uno studio che ha realizzato lui stesso proprio, quindi ha un'acustica bene curata e tutto quanto, e noi in questo spazio potremo dare appunto l'occasione diciamo all'allievo che sceglieremo tra tutti
di poter essere prodotto, quindi di avere il CD sia fisicamente e anche poi di distribuirlo poi sulla rete. Ah, che bella cosa. Chiara, io spero che tu mastichi un po' di catanese, però come si dice dalle nostre parti, ognuno con suo mistero, insomma, quindi ognuno faccia bene quello che sa fare, detto così. Il catanese io l'adoro, non parlo perché sono nata a Parma, non dico una parola, però lo capisco abbastanza bene e devo dire che è il dialetto che preferisco perché è molto comico, ironico, a me fa troppo ridere, mi piace tantissimo. E noi siamo contenti di tutto questo. Grazie Chiara per essere stata con noi. Grazie a voi. Ci risentiremo presto, laddove dovessi avere qualche novità, qualche dritta. Noi ci siamo, siamo a tua completa disposizione. Benissimo, per le informazioni dico solo questo, ecco. Di poter, se vogliono, ecco, chiedere appunto per orari tutto il resto, sono al sito www.mastermusicplay.com. Ok, lo avremmo detto noi tra qualche minuto, grazie per avercelo. Grazie Chiara, hai fatto bene a ricordarlo. Grazie. Ma figurati. Grazie Chiara, un abbraccio, salutaci. Ciao. tutti bella, salutaci tutta, sai che... Un abbraccio speciale a papà. Scusa, senza nulla togliere a papà. Sai che io ero affezionatissimo della zia, ma no, affezionatissimo così. Cioè, lo sono ancora, ma da bambino io ero... cioè, mio padre, ho costretto mio padre a seguire tutti i concerti in zona, chiaramente, di Marcella. È una donna fantastica, sia fisicamente che come persona, insomma, e ha dei grandi doti. Grazie Chiara, ci ha fatto un sacco di piacere sentire Chiara Bella oggi pomeriggio. Continua la musica su Radio Fantastica, c'è Robin S, questa è Show Me Love.